In punto e a capo di oggi, i dati sulla non competitività del territorio molisano a livello produttivo. Vanno quindi riviste le politiche per il Sud. Ascoltiamo il nostro direttore. Non vorremmo fare una buffata, come si suol dire, di dati statistici, ma ancora una volta sono i dati di alcune ricerche europee sulla competitività dei territori a far segnare un meno 0,67% per la competitività del territorio molisano. È evidente che le due ali, ovvero sia quelli che erano i nuclei industriali di Termoli e di Venafro Pozzilli, non battono più le ali, non muovono così come muovevano un tempo. Il corpo centrale, rappresentato dal Molise centrale, ma non solo, allargato verso l'area di Isernia, si è appiattito perché ha visto sparire di colpo anche quelle poche attività produttive che c'erano sul territorio in riferimento alla GAM e alla ITR. E allora questo meno 0,67% va sicuramente ad essere inglobato in un dato dell'Italia meridionale che anche segna un segno in rosso, un segno in negativo, un meno in pratica. Ma è altrettanto vero che per le politiche nel mezzogiorno da parte dei governi sono mancate, sono state assenti, e allora è chiaro che c'è stato un ulteriore appesantimento di situazioni già di per sé fragili, già di per sé economicamente svantaggiate, tra le quali il Molise. Oggi che si è votato per le politiche, domani che si voterà per le elezioni regionali, il dato della necessità di una politica indirizzata alla economia, al rilancio dell'economia. I troppi negozi sfitti significano un commercio che langue. Le aziende, quelle più grandi che hanno chiuso o sono in tentativo di fase di rilancio. È chiaro che tutto questo ha portato a minore competitività del territorio, a minori occasioni di lavoro, a persone che devono fare il biglietto di solo andata perché non fanno più ritorno sul territorio regionale. Allora, attenzione a questo, va ricostruita una politica che sia una politica economica e industriale di questo territorio, perché senza una nuova politica industriale, non della vecchia maniera, non della vecchia generazione, non è pensabile più poter guardare a un territorio con la speranza che qualunque sia esso il governo possa avere finalmente un occhio di riguardo per l'Italia del Mezzogiorno e quindi naturalmente anche del Molise. E questa è una speranza, ma di speranza non sempre si vive.